Nuovamente, mentre si attarda ancora Alexander. Nulla da fare per Alexander su questa battuta di panata, ma è chiaro che Alexander è stato anche tradito dal rimbalzo. Out il pallonetto di Alexander, 40-0 per Panatta. In ritardo Panatta sulla risposta di Alexander, 40-15. Gioco per Panatta, 4-2 a favore di Alexander nella quarta partita. Alla battuta Alexander. Ha ancora due possibilità Panatta di strappare il servizio ad Alexander prima che questi riesca ad aggiudicarsi il gioco. Stupendo passante di rovescio di Panatta, 0-15. Reclama Panatta, Pietrangeli che secondo me è nascosto e non è in grado di vedere. Ecco, rivediamo il colpo, rivediamolo, vedete Panatta che riesce a rimettere in pallonetto, schiaccia Alexander e la palla va, la vediamo ora. È difficile stabilirlo da una ripresa televisiva. A me, vista così in diretta sul campo, era sembrata buona, anche se all'esterno della riga. Comunque è data buona ad Alexander ed è infatti 15 pari. Para malamente Panatta, forza la risposta, 30-15.
30 pari, molto bello ancora ripetuto questo passante di rovescio di Panatta. Pecca la palla Alexander, il pallonetto di Panatta era molto insidioso, 30-40. È stato chiamato l'auto sulla prima palla di Alexander. Sono molto precisi, molto rigorosi, molto onesti i giudici di linea australiani, 40 pari. Panatta toglie in contropiede con un ennesimo passante di rovescio Alexander, vantaggio per Panatta. S'arrabbia un po' Alexander, fa un gesto un po' di stizza, perché gli è stato chiamato un let sulla prima palla di servizio. Discussione perché Alexander ha ritenuto di aver fatto il punto, invece il giudice arbitro sta discutendo ora con Alexander dopo aver parlato con Fraser. Vedete il giudice arbitro, il signor Frank Hammond, americano. Due palle, ancora due palle. Panatta per Panatta era out. Comunque in questo caso